Bene, ciao amici di agemobile.com. Quest'oggi stiamo realizzando la recensione del Nokia Lumia 1020, un dispositivo particolare che forse avrete già avuto modo di vedere, di prendere contatto attraverso l'unboxing che ho realizzato qualche giorno fa. Quindi non dilungarmi sulle caratteristiche, vi rimando lì per vedere le caratteristiche principali. Cominciamo subito a vedere il telefono. Quindi direi di andare allora subito a vedere la parte telefonica. Andiamo a chiamare il 190, alziamo il volume, via voce. Benvenuto in Vodafone. Per la telefonia mobile internet Ok, con smartphone. quindi un telefono che ha un'ottima ricezione sia dal punto di vista del wifi, sia dal punto di vista della rete cellulare e anche un buon suono in via voce. Quindi sono riuscito spesso a parlare in via voce senza alcun tipo di problema con questo dispositivo. Quindi abbiamo visto la parte telefonica, andiamo a vedere anche la parte messaggistica, email, e quindi andrei subito a vedere una mail, vediamo un po' se riesco a trovare qualche mail. No, qui forse no, forse qui, vediamo un po', ecco qua, forse questa, ok, facciamo scarica immagini, ecco, questa è una mail di YouTube che praticamente viene rimpaginata benissimo, funzionano ottimamente le mail su Windows Phone, si vedono bene in HTML senza alcun tipo di problema. Qualora volessi andare a rispondere, basta che vado a fare rispondi e trovo la classica solita tastiera di Windows Phone, ve la avvicino e anche la digitazione è sempre perfetta. Ok, qui ho saltato una A, ma è colpa mia. Ecco qua, davvero una ottima digitazione senza alcun tipo di problema, quindi davvero buona il touch e tutta la parte, diciamo, telefonica di questo tipo di questo Lumia. Quindi, parlato di questo, parliamo anche un attimo, prima di andare avanti, di GPS e di batteria. Allora, per quanto riguarda il GPS, nessun tipo di problema. Il fix spesso è fulmineo, ci trova praticamente quasi subito la posizione, come in genere tutti quanti i Lumia della Nokia, e ci porta sempre a destinazione in modo corretto. Quindi buona navigazione satellitare, come anche è buona l'autonomia. Con un uso abbastanza intenso, quindi comunque con mail, con internet, con chiamate, WhatsApp, messaggi e quant'altro, in genere sono riuscito quasi sempre ad arrivare a cena, quindi a volte anche dopo. Quindi comunque buona l'autonomia di questo dispositivo, perlomeno si allinea a quella dei top di gamma, penso all'S4, al 925 e ad altri dispositivi che ho testato e che più o meno hanno avuto questa autonomia. Bene, quindi detto questo, ricordando sempre, vabbè, come vedete qui che c'è sempre il pacchetto Office compreso nei Windows Phone, parlerei a questo punto un attimo rapidamente della camera. Perché parlo rapidamente della camera? Perché faremo un focus, un discorso proprio sulla fotocamera di questo dispositivo, perché merita davvero una considerazione a parte. Però, già che ci stiamo, ve la faccio vedere. Questa è la camera. Abbiamo queste possibilità. Primo, luce a fuoco, non a fuoco, flash, attiva, disattiva, eccetera. Qui abbiamo la possibilità, i toggle facili, quindi abbiamo auto, e qui li vediamo tutti quanti messi insieme, oppure se li vogliamo togliere basta premere indietro. E qui li vediamo invece in forma più compatta. L'ISO, possiamo decidere il bilanciamento, possiamo decidere l'esposizione. Quindi direi allora di tornare su qui e di mettere automatica. Ok. E quali sono poi le altre opzioni? Ok, scusate, mi ho sbagliato. Quali sono le altre opzioni? Allora, abbiamo, vabbè, di usare la fotocamera frontale, lo scatto ritardato, il bracketing, impostazioni. Qui abbiamo le posizioni principali.
Ok, quindi griglia, proporzioni, questa è una cosa particolare, JPEG 5 megapixel più 34, praticamente viene realizzata una foto a 5 megapixel per la condivisione online e a 34 megapixel per essere messa appunto sul dispositivo e quindi per essere vista con tutta quanta la potenza del sensore della fotocamera, rilevavolti e quant'altro. Queste quindi sono le opzioni, scusate, sono uscito, le opzioni particolari. Se volessimo andare a fare una foto, prendiamo il nostro tester ormai classico, vado a fare la foto. Ok, questa è stata la foto realizzata, va bene, non fate caso che ho tagliato la parte superiore all'appunto matite, però direi che la foto è di ottimo livello e ho fatto anche una foto per farvela vedere al Galaxy Note che è appena arrivato e la trovo in foto, arrivo, eccoci qua, foto, rullino, eccola qua. Qua, no, non è questa qua, ok. Ecco, questo giusto per farvi vedere la qualità fotografica di questo dispositivo 1 e 2. Però ripeto, ora questa è una giusto foto per farvi vedere giusto così, perché farò poi un focus approfondito considerando anche il Nokia Camera Grip che probabilmente avete già visto nella mia recensione. Scusate, nel mio unboxing. Detto questo, poi possiamo scegliere anche di usare Nokia Cinemagraph. Se avete visto le mie approfondimenti su le feature di Nokia come Cinemagraph, come Panorama, come Studio Creativo, eccetera, sicuramente sapete di cosa si tratta. Poi c'è Nokia Smart Cam e la fotocamera classica e Nokia appunto Panorama. Quindi direi di tralasciare per ora la fotocamera, ci torneremo poi con un focus apposito e direi allora di parlare di parte internet. Andiamo a vedere quindi un pochino come si comporta il dispositivo, andiamo proviamo ad accedere ad agemobile.com. Eccolo qua, proviamo ad accedere, avvicino per farvi vedere. Ok, ha già caricato, mi sembra già abbastanza fluido. Sì, direi senza davvero alcun tipo di problema. Perfetto. Proviamo anche a fare il doppio tap, l'impaginato. Ok, questa esce la parte che dobbiamo andare ai social, ma lasciamo perdere. E andrei allora a questo punto su The Verge per fare come dire, la prova finale, la prova del 9. Ecco che sta cercando The Verge, eccolo qua, theverge.com. Vediamo un pochino come va su The Verge il dispositivo. Eccoci qua, già l'ha aperto, provo a fare uno scrolling per vedere, nonostante stia ancora prendendo il sito, come va. Direi abbastanza bene. Proviamo a fare il doppio tap, rimpagina perfettamente. Prova a fare anche lo zoom in e zoom out. Direi che non c'è alcun tipo di problema. Ottimo il browser quindi su questo Nokia Lumia 1020. Bene, quindi a questo punto direi di andare nella parte direi delle applicazioni e prima di farvi vedere i soliti file di test su Dropbox, vi faccio vedere che è presente anche qui tutto il pacchetto Ear di Nokia, quindi per andare a fare la navigazione, eccetera. C'è Nokia Cinemagraph, Nokia Creative Studio, Nokia Panorama, Nokia Procam e Nokia Smart Cam che è Photobeamer, che se non avete visto vi rimando a vedere il mio approfondimento che ho fatto circa un mesetto, 2 mesetti fa su queste app date da Nokia proprio per la fotografia. Detto questo, allora direi di andare proprio su Dropbox e scusate se tolgo, vado a prendere i file di test così possiamo vederci tranquillamente cosa legge questo dispositivo e come va. Allora, innanzitutto proverei andare ad aprire qualche immagine per vedere più che altro questa su schermo nero, ecco, qui.
Vediamo schermo nero con la scritta bianca e lo schermo è davvero praticamente nero, quindi il contrasto nero-bianco, ora purtroppo c'è qualche riflesso e non è il massimo, ma è davvero eccezionale. Per quanto riguarda invece, andiamo a vedere la prova 2, il contrario, cioè andiamo a vedere quindi il bianco con una scritta nera, direi anche in questo caso che il bianco è un buon bianco. E una buonissima luminosità e anche il bianco è contrastato bene con il nero, quindi ottima la lettura per esempio di testi o di pagine web su questo dispositivo. Andando a vedere un'altra, scusate, ho sbagliato, andiamo qui, andando a vedere un'immagine magari un pochino più colorata come questa palette di colori, direi che anche in questo caso la palette di colori è carina e vengono visti davvero abbastanza bene. E i colori sono vivaci, ma il fatto che siano vivaci probabilmente li andremo a vedere più da quest'altra foto. Ecco qua. Ottimi, ottimi colori per questo Nokia Lumia 1020. Anche per esempio con quest'altra foto, vediamo se quella è esatto, proprio quello che volevo. Eccola qua, l'ingrandisco al massimo, anche per farvi vedere un pochino. Ecco qua, direi quindi buona, buona lo schermo di questo dispositivo, ma diciamo che non c'erano davvero dei dubbi. E a questo punto andrei allora a vederci un bel video. Siamo in streaming, quindi vediamo un po' il tempo anche di apertura del video e cerchiamo di capire se. Riusciamo a vederlo in tempi brevi, speriamo di sì. È un 1080p. Io l'ho aperto il primo giorno, quello mi è arrivato il telefono, il secondo, si vede molto bene. Eccolo qua, sta arrivando. Mettiamo un po' più basso, se no. Troppo alto, ecco qua. Un attimo che sta caricando. Purtroppo il mio DSL non è una freccia, in questo caso si vede. Ecco qua. La visualizzazione, ecco ora si è ribloccato, ma direi che non ha nessun tipo di problema. Quindi, ok, ora la DSL non va granché, ma fidatevi che i 1080p vengono letti tranquillamente, mentre gli FLV non vengono riprodotti. Sono uscito per sbaglio perché in realtà volevo farvi ascoltare una canzone e farvi rendere anche conto dell'audio del dispositivo. Ecco, sto rientrando. Eccomi qua, sono entrato. Notate che potenza audio. Ottima quindi la potenza audio di questo dispositivo. Mi è piaciuto davvero tanto. Detto questo, andrei allora, prima di farvi vedere come funziona Asphalt su questo Lumia, direi allora di andare qui nelle impostazioni e andare nella parte riguardante la memoria. Direi che è un punto importante che sempre molti di voi mi chiedono di far vedere nei telefoni, giustamente io faccio sempre vedere. E vi faccio vedere che praticamente io ho usato dei circa 29 giga che mi erano stati dati dal telefono, 6,34 giga sono stati usati, quindi il resto, quindi all'incirca questi 23 giga scarsi, sono disponibili per installare altre applicazioni. Direi che quindi ho un buon quantitativo di memoria perché io ho installato sul dispositivo comunque alcune applicazioni, ho scaricato magari anche qualche mappa, ho soprattutto installato Asphalt che pesa davvero tanto, quindi di conseguenza mi sento di dire che il quantitativo di memoria è più che sufficiente. Detto questo, quindi allora andrei nei giochi e andrei a provare appunto Asphalt. Ecco qua, Asphalt 7, andiamo a giocare. Quindi partita veloce,
Abbassiamo un po' l'audio, altrimenti non ci sentiamo. E partiamo. Allora, vi anticipo già che su questo dispositivo Asphalt mi è sembrato essere davvero davvero di buon livello, sia perché comunque lo schermo del dispositivo, scusate che abbassa ancora un po', sia perché lo schermo del dispositivo è davvero di buona finitura, di ottima risoluzione eccetera, sia perché comunque il gioco sul dispositivo è fluido, non mi dà alcun tipo di problema, anche quando vado a fare accelerazioni particolari, quando vado a gestire il destra-sinistra, quando devo andare a fare delle curve, ok ora mi sono schiantato, va bene, però dicevo, quando vado a fare delle curve o voglio fare delle sterzate improvviso, oppure vado a richiedere in queste accelerazioni una maggiore potenza grafica come in questo caso, il dispositivo non presenta alcun blocco o rallentamento, quindi ottima la giocabilità su questo Lumia 1020. Bene, mi sembra allora di aver sviscerato ogni punto su questo dispositivo. Per quanto riguarda la camera, vi ricordo ancora che farò un focus apposito, visto che merita davvero questo focus, considerando anche il Nokia Camera Grip, che è questo qui, e che poi vi farò vedere nel focus con una maggiore attenzione. E direi quindi che è tutto per questa recensione del Lumia 1020. Cosa dire di questo prodotto alla fine? È sicuramente è dichiaratamente il top di gamma di casa Nokia, e direi anche il top di gamma tra tutti i Windows Phone che sono stati mai provati. Forse solo il 925 riesce ad avvicinarsi a questo dispositivo, o perlomeno sicuramente quasi tutti i Windows Phone hanno un'ottima fluidità, perciò da questo punto di vista non è che ci sia questa grandissima differenza, però Asphalt funziona davvero bene e soprattutto la parte fotografica di questo dispositivo è davvero ottima. Quindi direi che il telefono è validissimo, non ha alcun tipo di problema, funziona bene in ogni sua parte. Ho notato che a mano che mi arrivano i Windows Phone, piano piano il market di Windows Phone progredisce, comunque c'è qualche applicazione in più, mancano secondo me ancora svariate applicazioni, soprattutto manca una cura particolare nelle applicazioni, ma questo sicuramente non è colpa di Nokia, ma magari di chi l'ha acquistata, e quindi speriamo che Microsoft riuscirà ad dare qualche incentivo in più agli sviluppatori, magari per far avere più app sul market. Detto questo, il dispositivo è valido, ottima anche la colorazione, mi piace questo colore, nulla da dire, complimenti a Nokia, e direi che ci vediamo allora alla prossima recensione, e in questo caso ci vediamo anche al focus che faremo sulla fotocamera. Ciao ragazzi e ciao a tutti quanti i nostri amici di agemobile.com.